Ciao a tutti ragazzi, sono Luki e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Overwatch. Scoviamo il cheater. Oggi ragazzi non vi porto a visionare una partita di sorveglianza, ma vi porto direttamente da un cheater. Perché? Vi racconto in breve. Guarda, andiamo in scaricate. Mi sono scaricato una partita che abbiamo leggermente perso 6-0 perché poi ci siamo arresi. Grazie al nostro caro amico Pierre, un Global Elite che ci ha fatto giocare contro dei Global. Adesso vedremo che cosa sono, non so manco io. E... perché volevamo ridere in live, ok? Fatto sta che abbiamo trovato una persona che gioca in un modo che ora valuteremo assieme. Per cui questa partita ho deciso di metterla nella serie Overwatch perché l'andremo a valutare. Questa volta ci saranno i nomi veri. Eravamo io, Pierre, Voldemort, Thomas, mio fratello e Chip. Contro questi qua che non conosciamo logicamente, ma il nostro sospetto sarà Kipker Ark. Andiamo a vedere la partita. La mappa è Zoo, la mappa in questione, e andiamo a vedere come si comporta questa persona. Secondo me cheatava, però non lo so, ora valutiamo assieme. E ditemi nei commenti ragazzi se vi piace questa cosa di overwatcharmi la mia stessa partita. Allora, qui c'è il riscaldamento, per cui attendiamo che finisca il riscaldamento. Mi raccomando ragazzi, se questo video vi piace, pollice in su, condividete con i vostri amici. Anche perché vi consiglio di condividerlo ai vostri amici che magari se ne intendono poco o non hanno mai o quasi mai visto queste cose. Secondo me un piccolo cheat lo aveva, però valutiamo. Ora aspettiamo che entri, eccolo qua, è entrato. Andiamo subito da teacher numero 4. Eccolo qua. No, non è lui, è passato al numero 3. Eccolo qui. Diamo movimenti, saltella, guarda il coltello. Non ha skin. Come potete notare, una cosa molto importante ragazzi, lo dirò sempre, non ha skin. Abbassiamo un attimo il volume di CS, se dice, visto che le stazioni audio le mettiamo 4. Ok, perché avete detto che c'era un po' il volume altino nei video scorsi. Bene, la cosa ragazzi di non avere skin è molto incentrata su questa situazione, perché la maggior parte degli account cittoni non hanno skin o account appena creati, per non rovinare i loro main, i loro account bravi, i loro account dove giocano spesso, dove giocano seri, tra virgolette. Vediamo un po'. È ancora il riscaldamento, mancano una ventina di secondi. Da come si muove comunque sia, sa giocare. Vi ricordo, stavamo giocando contro dei Global Supreme. E all'improvviso scrive delle cose in chat. Ora allora logicamente la chat non credo che di vederla. Forse nella partita scaricata non la vediamo. O forse sì, adesso vedremo. Comunque sia, qua nel riscaldamento lui aveva la musica, per chi era in live a seguirci, e vi consiglio di seguirci tutti i giorni, lui aveva la musica e rompeva le scatole con la musica. Ora, starta la partita, 0-0. La partita dura 6 round, perché poi abbiamo sorreso, perché era impossibile andare avanti, perché secondo noi cheatava. Adesso vediamo se era così. Fermo al primo round. Qui stava scrivendo, non mi ricordo se quante persone abbiamo in live, avevamo 1000 passa persone in live, sapete che risulta. Eccetera eccetera. Ok, qua ha cambiato nome. Ha cambiato nome in cheater contro streamers. Movimenti alquanto tranquilli. Fin qua nulla di che. Sembra sia stato colpito da un attacco epilettico. E magari non so se stava male. Fin qua tutto bene. E infatti non ci siamo per niente lamentati. Allora vediamo come si comporta. Qui ne spotta uno. Vedete che l'ha spottato. Eccolo, l'ha preso, headshot, qua tutto, doppio headshot. Vedete che lui può, headshot. Manca l'ultimo, perfetto, e anche Pierre viene headshotato. Per cui ha fatto un ace di headshot, fin qua tutto regolare. Cioè, va bene, magari gli headshot secondo me è un imbottino, eh. Wall hack no, secondo me no, perché non poteva vedere le persone. Movimenti epilettici. Qui già noi iniziamo a dargli del noob cittone. E lui risponde appunto no, non ho cheat. La squadra, la sua stessa squadra cerca di buttarlo fuori, vedete. Ma quando succedono queste cose non si è mai da soli, c'è sempre il complice. E non lo buttano fuori. Qua noi lo riportiamo tutti, perché secondo noi qualche cheat lo usa, eh. Adesso magari valutate anche voi in chat. Dovrebbe chiamarsi la trottola, così chiamata, però vedete, movimento epilettico,
adesso continua a coltellare il pavimento, magari non so se cercava delle formiche. E è figo quando si becca questa gente, perché non puoi fare nulla, nulla. Devi solamente sorrendere. Headshot. Ah, tramite wallbang, per cui l'ha preso tramite qualcosa. Continuo ad andare avanti. Altro headshot. Altro headshot. E vincono il round. Ragazzi, è inutile farvi vedere tutti i round, perché sono tutti quanti così. Valutate in chat se secondo voi questo qua usava cheat. Secondo me non lo so. Non lo so. Facciamo così. Visto che usciamo dalla partita. Ok. Visto che non è una sorveglianza vera e propria, per cui non ho la lista da mettere sì cheat o meno cheat, io aprirò un file di testo e scriverò il mio verdetto. Però voglio sapere anche il vostro nei commenti. Secondo me, ecco quello che io penso. Da Luke è tutto. Ciao a tutti!